Questo era il bene della città. La maggioranza abbandona l'aula perché in una crisi politica profonda, invece bisognava approvare il regolamento del verde, cioè sul documento unico di programmazione, il documento più importante di un'amministrazione, la maggioranza abbandona l'aula. Quindi tutti quelli che facevano i galli sull'immondizia, accusando me che ero un irresponsabile e che non volevo bene al paese, adesso se ne escono. Quindi, quanto accaduto nel Consiglio Comunale di ieri a Battipaglia è un episodio di certo non inedito. Al momento di discutere il punto numero 5 all'ordine del giorno, l'approvazione del documento unico di programmazione, è venuto a mancare il già risicato numero legale. Parte della maggioranza, cosa poi emulata anche dalla minoranza, ha abbandonato l'aula. Di conseguenza l'assise non poteva più continuare e il presidente Angelo Cappelli ha dunque sospeso i lavori, aggiornando il Consiglio ad una successiva seduta che dovrà essere convocata, a questo punto, a stretto giro. Il documento che non è stato approvato è fondamentale per la gestione di un ente pubblico quale il Comune. Il periodo strategico di riferimento è il 2021-2026, un arco dunque di 5 anni, mentre l'esercizio si riferisce al biennio 2025-2027. Si tratta della programmazione delle opere pubbliche. Non è stato trattato neanche l'ultimo punto, cioè l'individuazione delle modalità di gestione delle farmacie comunali, altro tema di sicuro interesse. Palese dunque che ci sia qualche problema in seno alla maggioranza, cosa tra l'altro anche ufficialmente dichiarata nell'intervento da parte del consigliere Vincenzo Clemente. Siamo aperti a qualsiasi collaborazione, ha detto. Chiunque voglia sedersi al nostro tavolo è il benvenuto. Insomma, una crisi c'è e il Consiglio deserto di venerdì ne è prova tangibile, elemento rinforzato dagli accadimenti di ieri. Da capire adesso se la maggioranza cercherà aiuto tra le opposizioni oppure se all'orizzonte c'è una concretizzazione di questa crisi che potrebbe portare a un terremoto fatale per l'esecutivo. Potrebbe nascere un governo di salute pubblica che abbia dentro di sé anche una frangia dell'opposizione e c'è chi sostiene che possa essere il Partito Democratico ad andare in soccorso dell'amministrazione francese, anche alla luce dei rinnovati rapporti di amicizia tra la sindaca e il governo regionale targato PD. Idem cittadini nei giorni scorsi, in un comunicato hanno però allontanato tale ipotesi, ma al momento la manovra non sembra poi essere così tanto campata in aria.